Il telefono è un gadget perfetto, può anche aiutarti a truccarti. So truccarmi molto velocemente. Oh no, il mio eyeliner! Chiamate il 118, sto morendo! Il pronto intervento del make-up è qui per aiutarti. Signorina, per favore, calmati. Ci prenderemo cura di te. Infermiera, disinfetti. Rimuova l'eyeliner. Rimuova l'ombretto. Prepari la spugnetta. Oh no, la caduta è inaccettabile. L'intervento deve avvenire con materiale sterile. Dottore, ecco qui. Prenda il mio portacuffiette. Tengo sempre la mia spugnetta da trucco lì dentro, in modo che non si sporchi. Che eccellente life hack quello della nostra povera vittima. Continuiamo l'operazione. Signore e signori, siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovissimo telefono, uno smartphone universale per regine di bellezza. Ha una fotocamera selfie integrata e una palette di ombretti. Questa è una tecnologia all'avanguardia. Colora una palette di ombretti con l'acrilico. Copri il fondo e i bordi con l'oro e il coperchio con il nero. Applica uno strato di smalto acrilico sulla parte superiore. Incollaci sopra l'immagine delle fotocamere. Usa una penna nera per disegnare porte altoparlanti. Attacca l'immagine stampata di uno schermo del telefono al coperchio. Aggiungi il logo. Questo telefonbretto ha tante funzioni speciali. La palette durerà fino a un anno di utilizzo illimitato ed è disponibile in più colori. Se ordini ora il telefonbretto, riceverai gratuitamente delle cuffie wireless con pennelli come omaggio. Taglia un pennello da trucco rotto e incollalo su delle cuffie rotte. Decora la connessione con un nastro. Usa la colla multiuso. Queste cuffie a pennello sono comode e facili da usare e trasportare. Puoi ascoltare i tuoi podcast di bellezza preferiti e truccarti allo stesso tempo. Questo è un passo rivoluzionario nell'unire i mondi della tecnologia e della bellezza. Resta con noi, dopo la pubblicità vedremo un mouse per microblending e un tablet per la ceretta. Il trucco del futuro. Ti trucchi e controlli tutto da un'app speciale sul tuo tablet. Il tuo eyeliner non è dritto? Nessun problema! Prendi la tua Apple matita eyeliner e cancella gli eventuali errori dal tuo tablet. Rivesti una matita eyeliner bianca con la pittura acrilica. Traccia un astuccio su un pezzo di finta pelle. Taglialo con un taglierino. Fai dei buchi per il filo usando un punteruolo e cuci le due metà insieme. Attacca una striscia di nastro metallico alla matita e metti la matita nella custodia. Che bella idea! Una matita per tutti i tuoi dispositivi, per i tuoi occhi e per il tuo tablet. Super conveniente! L'agente 0027 è in missione segreta. Tutto procede secondo i piani. Sono nell'edificio! Disattivo l'allarme con la cipria. Sono sul posto! 5 minuti al contatto con l'obiettivo. Sono completamente preparata e avrò anche il tempo di truccarmi. Attacca i pulsanti di gomma piuma rosa a un contenitore di illuminante. Copri la scatola con la pittura acrilica. Dipingi i dettagli e colora il coperchio di nero. Attaccaci l'immagine stampata dello schermo di un Apple Watch. Coprila con smalto trasparente. Incidi il logo Apple sull'illuminante usando un modello. Versa un illuminante di colore più chiaro nel logo. Premilo.
taglia un cinturino dalla gomma piuma metallizzata. Incolla i dettagli sulla gomma piuma e collega il cinturino all'orologio. Fai dei buchi con un punteruolo. Prepara una chiusura in gomma piuma e un cerchio di nastro metallico. Questo orologio da spia ha tutto ciò che potresti desiderare, anche un'app illuminante! Ed ecco l'obiettivo! La spia è... ha un appuntamento! Ciao dolcezza, sono così felice di vederti! Vado matta per la fotografia! Ed ecco quello che ho ordinato! Una nuova fotocamera estremamente rara per la mia collezione, edizione limitata, l'unico modello mai realizzato. Vediamo! La scatola è un po' strana. Non è quella che volevo, è un po' morbida. Questa non è una macchina fotografica, è una borsa rosa per i trucchi. Taglia dei pezzi come questi dalla gomma piuma. Taglia i bordi inferiori a zigzag. E incolla a caldo i pezzi per fare una borsa per i trucchi. Fai un'apertura nel pezzo superiore. E incollaci una cerniera. Taglia il bordo superiore della borsa e incollaci un pezzo come questo. Crea un mirino rotondo con la gomma piuma. Disegna l'obiettivo usando un compasso. Colora le lenti con un pennarello indelebile nero. Etichetta la fotocamera. Monta un indicatore del flash in gomma piuma e ritaglia il flash dal nastro metallizzato. Disegna i dettagli. Immagino che questo sia ciò che accade quando ordini su siti non verificati. Ma potrei anche usare questo gadget. Ho sempre desiderato una borsa per i trucchi Instax. Stupida ladra! Pensi di aver rubato un nuovo fantastico speaker dal mio zaino? Ma quando guarderai più da vicino ti renderai conto che non tutto è ciò che sembra. Schiaccia un po' di bronzer rotto. Spruzzalo con alcol. Premi. Colora il contenitore con la pittura acrilica. Attacca il tulle al coperchio. Taglialo lungo il cerchio. Copri i bordi con una striscia di gomma piuma. Incollaci un logo stampato. Taglia dei pulsanti di gomma piuma. Collega un moschettone a un anello di gomma piuma. Cosa? Ho rubato un altoparlante rotto! Sfortuna, ladra! Questo non è uno speaker, è make-up! Beh, almeno adesso ho un po' di bronzer! Ehi, occhi blu! Wow, cos'è questo nuovo dispositivo? Ricarica tutta la mia vita, il mio telefono, il mio orologio e gli auricolari, tutto in una volta! Inoltre funge anche da balsamo labbra! Togli il balsamo labbra EOS rotto dal contenitore. Fallo sciogliere nel microonde. Pulisci il contenitore. Rimuovi la griglia. Mettila sul tappo. Versa l'EOS fuso all'interno. Chiudi. Lascia raffreddare. Copri il contenitore EOS con l'argilla leggera. Crea la forma di un caricabatterie portatile. Quando l'argilla si indurisce, colorala con la pittura acrilica. Attacca delle strisce di nastro metallico. Disegna le porte e i dettagli. Attaccaci un logo di gomma piuma. Taglia l'argilla lungo il tappo. Wow! Ehi, il tuo cavo è caduto! Sapevo che questa batteria magica non era reale,
ma devo riconoscertelo. Non avevo mai visto un balsamo labbra come questo prima d'ora. Ti sono piaciuti i nostri gadget per il make-up? Allora, facci sapere nei commenti quale non vedi l'ora di usare. Un caricabatterie portatile EOS? Un altoparlante bronzer? Un orologio con illuminante o un beauty phone? E non dimenticare di mettere like a questo video, di iscriverti al nostro canale e di fare clic sulla campanella, in modo da non perdere nessuna nuova idea di make-up di Trum Trum!